io, ma è scesa la notte e ho dovuto trovare un modo per riuscire a filmare comunque. E ho optato per un cambio di scena, tanto ormai questa pianta e questo castello Disney lo vedete in ogni foto su Instagram, quindi perché no, ho detto un bello scenario, a parte magari il casino che trovate qua, però vabbè, lasciate perdere. Ed è comodo per il fatto che mi sembra che ci sia abbastanza luce, poi vedrò nel momento del montaggio, e quindi mi permette anche di fare video con il buio fuori, il buio pesto fuori, perché vi giuro ho corso oggi per tornare a casa prima che calasse il sole e non sono riuscita, però non posso neanche continuare a mandare video, sennò veramente non faccio più niente. Morale della favola, sono qui per farvi vedere una cosa super bella. Si parla di Funko Pop, si parla di Pop in a Box, perché ho acquistato tutto quasi da Pop in a Box e non vedo l'ora di farvi vedere quello che c'è all'interno di questa box. Si sono arretrati un po' di Funko Pop e ho deciso di metterli tutti qua. Sono alcune novità Pop in a Box, una cosa che avete già visto, e un'esclusiva che invece ho comprato da Fanside, quel negozio tipo, non ho capito se è un Game Academy o qualcosa, un associato di Games Academy, cioè questo qua, o cosa, insomma, vabbè, l'ho comprato lì. Allora, morale della favola, iniziamo con il primo pop. Adesso vi faccio vedere quanti ce ne sono qui dentro, è così. Allora, partiamo con il primo, partiamo con il rosso, che avete già visto nello scorso video, quindi facciamo molto veloce. È il pop di Mickey Mouse, è il 612, è molto carino, è Mickey Mouse vestito da Babbo Natale con la... Babbo Natale, sì. Con Babbo Natale, con la campanellina. È veramente molto carino e sono contenta perché questo è un pop che mi è stato regalato e mi piace parecchio. E nella wave di questo pop abbiamo Winnie the Pooh, tutto in versione natalizia, Pimpi, Minnie e Mickey Mouse. E io devo dire che sono veramente soddisfatta, mi piace parecchio, ovviamente è della serie Disney. Ma qui ci sono delle cose a tema trono di spade. Allora, c'è stata una complicanza e adesso vi farò vedere. Molto probabilmente è stato il gatto, ma non ne sono certa. E anzitutto dico che ho acquistato da Pop in a Box. Pop in a Box secondo me sta diventando uno dei migliori siti su quali acquistare i Funko. Perché? Perché ha dei prezzi molto concorrenziali, cioè prezzi molto più bassi rispetto ad Empire, che mi sembra che ultimamente stiano alzando un pochettino i prezzi. E diciamo i regular da loro li trovate anche sugli 11 euro e qualcosa, anche meno. Trovate anche un sacco di novità, di esclusive e quant'altro, quindi è molto bello anche per questo. Oltretutto, se è il vostro primo acquisto, potete utilizzare il mio codice sconto, che se non sbaglia è PagnaRo, qualcosa del genere, l'avrò scritto qui sotto, che si fa prima perché la mia memoria è un po' ballerina, un po' alla Dori, diciamo. Ma bando alle ciance, vi faccio vedere quello che c'è all'interno di questo pacco. Sono ben tre Funko Pop Trono di Spade, due oversize e un regular, e poi un'esclusiva Harry Potter che mi piace veramente tantissimo. Allora, partiamo con il primo che mi è arrivato, che è il Funko Pop di Sansa, Queen in the North. Bellissima, cioè guardate, anzitutto l'artwork è qualcosa di meraviglioso, ma mi piace un sacco il fatto che qui dietro ci sia il trono, lo trovo veramente qualcosa di eccezionale. Senza contare che era veramente tantissimo che aspettavamo un Funko Pop di Sansa e finalmente ed è arrivato. E qui dietro la wave è quella dell'ultima stagione, quindi della stagione numero 8, quella che, ok, avete capito, proprio quella. E devo dire che ho un altro pop di questa wave. Abbiamo, vabbè, Sansa, Bran sul trono, cioè sulla sedia da re dei sette regni. Ecco, poi abbiamo il Night King con il pugnale, poi abbiamo The Mountain, poi non li vedo da qui, scusatemi. Abbiamo Arya Stark, Jon Snow e Theon Greyjoy. Mi piace moltissimo anche questa Aria, io di Aria non ho neanche una, perché sono partita tardissimo a collezionare i Funko del Trono di Spade. Se vedete che balla tutto è perché c'è Khaleesi che è sul... perché sta facendo un po' i cavoli suoi, sta saltando un po' di qua, un po' di là e sta bevendo l'acqua della pianta. Khaleesi! Khaleesi! No, cioè proprio non mi calcola di striscio. Vabbè, bevi l'acqua della pianta, come ti devo dire, la pianta acquatica, invece di... E sarà per quello che muore sempre, cioè...
ogni 2x3 mi muore un pezzettino, un rametto di quella pianta acquatica lì. L'avessi mai comprata, dicevano che era facilissima da tenere, invece vabbè. Aperta e chiusa parentesi, dicevo che è molto bello come pop, mi piace tantissimo. Uno degli abiti più belli che abbia mai indossato Sansa in tutte le stagioni. Abbiamo la corona degli Stark, è bellissima, con i due metalupi. Cioè, il metalupo è uno degli Stark, ma qua ne abbiamo due. E poi abbiamo tutte queste foglie rosse che vanno proprio su tutto il vestito. E so che ogni dettaglio non è casuale, ha un riferimento che io ovviamente non mi ricordo, per cui purtroppo non ho studiato prima di accendere Record, ma pazienza, casomai vi lascio scritti qua sotto da qualche parte, oppure sotto nell'info box. È il numero 42 e possiamo aprirlo in modo tale da vederlo. Io già l'ho aperto, già ho fatto la foto per Instagram, se non mi seguite seguitemi, Mystic Moon Witch, ve lo lascio scritto qui sotto, così mi seguite e vedete tante tante cose carine che metto e soprattutto le foto, che mi piace un sacco farle ai pop e non solo. Sansa è qua, guardate che bella, è meravigliosa. Vabbè, i capelli molto lisci, molto easy. Abbiamo questa corona che dicevo è spettacolare con i due metalupi, bellissimi. E l'abito che è egregiamente fantastico, cioè l'abito è spettacolare. Abbiamo tipo una cotta di maglia qui, queste foglie tutte rosse, molto belle. E devo dire, ripeto, che è uno dei pop veramente che mi piace moltissimo di questa stagione, ma generalmente anche di tutti i pop del Trono di Spade penso che sia uno dei migliori. Peraltro sono stata molto felice di vedere che mi è stato inviato un pop senza difetti. Sapete che ogni tanto capita dentro il difetto di pittura e devo dire mi è andata veramente molto molto bene e ripeto, mi piace veramente un sacco. Lo metto qui a lato perché continuiamo ad estrarre. Vi faccio vedere quello un po' problematico. Allora, che cosa è successo? Ho visto Silvestro che saltava nella scatola, per cui non so se effettivamente il pop è arrivato così oppure è stato Silvestro che per l'appunto è saltato dentro e magari si è appoggiato sopra il pop. Perché quando è arrivato ho dato un'occhiata, mi è sembrato tutto ok, ma non sono certa di aver tirato fuori l'intero pop. La mia onestà quindi mi porta, e soprattutto il dubbio anche, perché voglio dire, c'è un dubbio, non voglio assolutamente che una ditta mi rimborsi o mi cambi un pop che ho rovinato io. Me lo terrò così com'è e cercherò di per l'appunto sistemarlo. È praticamente un po' sfondato qui, ma io credo sia colpa di Silvestro, non voglio dare la colpa a Pop in a Box, perché mi sono sempre arrivati perfetti, mettono sempre un sacco di fluriball, comunque bolle d'aria, che vabbè adesso le vedete flosce, ma perché sono qua da una cifra e ripeto, è saltato dentro Silvestro, quindi può essere la causa di tutto. Vabbè, morale della favola, questo è un Funko Pop Oversize. Abbiamo il White Walker, molto bello, su questo mini pony, perché assomiglia un po' a mini pony, diciamoci la verità, potevano farlo un pochino più cadaverico e drammatico. Ma a parte ciò, se ce la faccio, a parte il fatto che potevano farlo molto più carino, è molto bello, mi piace comunque molto, è un pop che mi aspettavo sinceramente e non mi aspettavo così lontano. È un pop ride, scusate, non è un pop oversize, sì ovviamente è oversize. Questa è la stagione passata, cioè sempre la 8, che però è la collezione, la wave prima di quest'ultima che vi farò vedere, prima dell'ultima che ho fatto vedere adesso, insomma. Abbiamo Beric con la spada infuocata e questo, ragazzi, sono riuscita ad accaparrarmelo su Amp. Bellissimo, veramente spettacolo. Se non l'avete visto, vi lascio qui sotto nell'info box il link diretto al video dove faccio vedere Beric, perché è spettacolo. Poi abbiamo Yara, anche lei è arrivata. Bran Stark, che mi rifiuto sempre di acquistare perché mi sta un po' sui maroni. Poi abbiamo Lord Varys, che è assolutamente un pop da acquistare ma ancora non l'ho fatto. Children of the Forest e Gendry. Anche qua Gendry, cioè, sono qua, sì, ok, hanno avuto comunque la loro parte nella serie, ma non sono dei pop spettacolari, bellissimi, perché dici wow, ma che bello, lo voglio subito, assolutamente no. Adesso apro questa scatola disastrata e tiro fuori per la prima volta il Funko del White Walker, così lo vediamo insieme.
Allora, devo dire che è bello. Nonostante tutto, molto bello. E devo essere sincera, anche questo colorato molto bene. Allora, a parte il fatto che sembra un mini pony, come dicevo prima, è fatto veramente in maniera spettacolare. Qua abbiamo tutta la carne maciullata. Possiamo dire maciullata, sì, dai, più o meno. Cioè, questa terminologia proprio da professionista. Molto bello, cioè veramente bello pesante tra l'altro. Bellissimo il muso del cavallo perché si vede il teschio e mi piace veramente moltissimo. È fatto molto bene anche la catena con alla quale si aggrappa il White Walker. Qua vediamo addirittura delle costole. Da questo lato è meno scenico, ce la faccio. Da questo lato è meno scenico, non c'è quasi niente. Da questo qua, che ovviamente diciamo è il pezzo che va sul... è il davanti. C'è molto, ci sono molto più ci sono molti più dettagli. Abbiamo il White Walker che non cambia molto da quello che abbiamo sempre visto fino ad ora. Abbiamo il classico occhio azzurro col puntino nero che fa molto ansia. E abbiamo questa bellissima lancia che la metto sullo scuro e la punta che vedete qui è trasparente. Devo dire che sinceramente mi piace parecchio, sono abbastanza soddisfatta di quello che ho ricevuto. L'ho sempre visto incartato e una volta scartato è molto 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 bello. Passiamo ora all'ultimo pop del Trono di Spade, pop oversize, pop che tanti aspettavamo, almeno io l'aspettavo tantissimo. È il pop della montagna, versione Game of Thrones 8, bellissima, questa è la versione senza l'elmo. Cioè, quanto abbiamo goduto quando durante il combattimento con il mastino gli ha tolto per l'appunto sto cavolo di elmo che volevamo vedere tutti com'era sotto quel cavolo di elmo. Tra l'altro hanno fatto la versione... c'ho un capello in bocca, non riesco a toglierlo. Hanno fatto la versione proprio con l'elmo e gli occhi rossi, spettacolare, ma quella è una versione limitata. Ma la potete trovare su Populcia a 20 euro e qualcosa. Allora, se su Populcia comprate pop che stanno sotto 22 euro, con molta probabilità in teoria non dovrebbe arrivarvi la dogana. Certo che un pop comprato a 20 euro in realtà poi lo pagate 40, quindi valutate bene la situazione, poi magari arriva in Italia e vi costa molto meno. Quindi valutate bene se effettivamente arriverà o meno in dogana, sì, in Italia. Forse io di questo pop nello specifico non ve lo so dire. Su Emp ancora non è arrivato niente, quindi io non so, neanche su Pop in a Box non so se effettivamente arriverà in Italia. Tipo con il drago di Malefica che vi ho fatto vedere qualche video fa, quello ero quasi certa che comunque in Italia non sarebbe mai arrivato da nessun sito, quindi mi sono lanciata e ho speso 40 euro, tra l'altro molto ben spesi, mi piace veramente tantissimo. E ripeto, però la spedizione da Pop in a Box è un 20-25 euro vi costa, 20 euro mi sembra, insomma è cara, quindi se non è una cosa che desiderate particolarmente, siete disposti, ancora Calisi che salta sul tavolo, siete disposti a spendere tanto, evitate e aspettate magari quell'attimo in più. È sempre la wave di quella di prima, di quella di Sansa, quindi evito di farvi di nuovo l'elenco di tutti i personaggi, ma ripeto, mi piace moltissimo il fatto che ci sia qui dietro il Trono di Spade, mi piace tantissimo la grafica che hanno utilizzato. Andrei ad aprirlo perché io questo anche lui non l'ho ancora aperto, infatti è ancora inscocciettato. Prendiamo questa, facciamo un bel taglietto senza tagliarmi un dito, visto che ultimamente mi sto uccidendo. Da quando è iniziato il 2020 veramente se non sono morta, ragazzi, cioè non so, per chi mi segue su Instagram già l'avrà visto, vi faccio vedere questa cosa per quanto riesco a tirare su. Qua mi sono mega 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 ustionata, ustione di secondo grado, per cui sto per morire probabilmente di infezione, però pazienza. Muoio felice perché sono arrivati i miei Funko Pop, quindi chi se ne frega. Allora, dovete sapere che per l'appunto l'ho tolto dalla confezione, a parte il fatto che è spettacolare, ma sentite qua. Ma che cos'ha dentro la testa che fa sto rumore? Allora, se anche voi avete questo pop, scrivetemi qui sotto nei commenti se anche il vostro è una maracas, non lo so. Non capisco per quale motivo. Non lo so, mi ignoto il fatto per cui sia così. Allora, bando alle ciance. Allora, è bellissimo, l'armatura è spettacolare, ragazzi. C'è veramente qualcosa di magnifico. Guardate qua, abbiamo tutta la maglia con... Adesso arriva Calisi nell'inquadratura.
Calisi, sì, stiamo facendo vedere una cosa, aspetta un attimo. Quindi dicevo, molto molto bello l'abito, mi piace tantissimo anche questo stemma, che credevo di trovare lo stemma con il leone dei Lannister, in realtà non c'è niente. Tanta roba, veramente. La spada, vabbè, molto sempliciotta, niente di che, ha una spada. E la faccia, ragazzi, a parte che mi sembra zio Fester, ma a parte la testa è qualcosa di enorme, veramente. Qua abbiamo tutte queste lacerazioni, ustioni, chiamatele come volete, con sotto un color verde, non so che è brutto da dire, verde vomito, verde marcio, ecco, forse è meglio. E poi abbiamo tutti gli occhi rossi, che erano gli occhi rossi che poi in fin fine vedevamo proprio attraverso l'elmo, ma in realtà erano occhi rossi, non erano occhiaie rosse, quindi punto di domanda. Vabbè, qua ci sono gli occhi, che peraltro sono lucidi, sangue che scende dal naso e tanta rabbia in corpo, perché stava combattendo contro il mastino, che purtroppo non avrò mai, perché costa veramente tanto e mi dispiace un sacco. Peraltro spero che facciano, comunque rifacciano un Funko Pop del mastino, anche perché è stato un po' un personaggio abbastanza chiave anche in quest'ultima stagione, quindi mi piacerebbe rivederlo, però ancora non è stato annunciato niente. Tra l'altro ho anche Miss Sunday, che è ancora in balia della mia amica che me l'ha presa a Lucca, quindi appena la vedrò ve lo farò vedere. Ve la farò vedere, è un pop veramente splendido anche quello, è una Fall Convention. Fall Convention come quella che vi sto per far vedere ora, che cambiando discorso, cioè cambiando... No, io veramente... Allora, sondaggio, cosa c'è all'interno della testa di The Mountain? Scrivetemelo qui sotto, il cervello... Cervello no, non può essere il cervello. Però è abbastanza inquietante come cosa. Vabbè, dicevo, cambiamo tutto genere, andiamo da Harry Potter, andiamo ad Hogwarts. Quindi, siamo ad Hogwarts, dicevo, abbiamo un personaggio veramente splendido, simpatico, che abbiamo visto sin da quando Harry è andato per l'appunto nel castello, ed è un personaggio che amo in particolar modo, molto particolare, e sto parlando di Gazza, ed è una Fall Convention. Qua abbiamo il bollino Games Academy, vi dicevo, no, ve l'ho detto, no, non ve l'ho detto, ve lo dicevo quando stavo facendo l'altro video, che poi ovviamente cancellerò e metterò questo. L'ho acquistato tramite il negozio a Brescia, all'Elnos, che si chiama Funside, ve ne ho già parlato molto e spesso su Instagram e vi faccio vedere le foto, i video e quant'altro. Se non seguite su Instagram, seguitemi. Mystic Moon Witch, ve lo lascio scritto anche qui sotto. E veramente, ragazzi, è bellissimo, mi piace tantissimo. Abbiamo Gazza con Mrs. Poor. L'artwork è veramente molto bello, molto ben fatto. Mrs. Poor è fantastica. L'unica cosa che non mi piace è veramente lo sfondo che hanno utilizzato per questa wave, cioè questi nuovi cartonati non mi piacciono per niente. Abbiamo qui gli altri personaggi che, di cui non ho niente, cioè veramente mi sono persa un attimo con i Funko Pop di Harry Potter, sarò sincera, e devo dire che non mi fanno neanche tutti impazzire un granché, sinceramente. Il ballo del ceppo ok, ma ci sono personaggi che proprio non me ne fregava niente di avere, e quindi mi sono lanciata per ora su quelli che veramente ci tenevo ad avere, tipo Gazza. Ripeto, molto bello, stupendo. Questo l'ho pagato, te l'ho pagato, non è vero, me l'ha regalato un marito, 22,90€, quindi prezzo anche veramente onesto, visto che tanti lo vendevano ad un prezzo tipo 35-40€, una cosa del genere. Questi minuti durano sempre troppo poco. Allora, ho aperto qui sotto, ho scoperto che è meglio aprirli sotto, da sotto che sopra, così si vede meno se fate delle cagate, sinceramente parlando. Andiamo a togliere la parte in plastica preformata e andiamo ad estrarre il nostro Gazza, che anche lui non ho ancora tirato fuori. E magari, chi lo sa, oggi magari faccio una foto. Ci ho impiegato veramente tanto a sceglierlo, perché erano veramente pitturati molto male. Questo è il nostro Gazza, ragazzi, guardate che com'è carino. Guardate Mrs. Poor con questi occhi rossi indemoniati, è fantastica. Ma la cosa che mi fa più ridere sono i capelli radi che ha di sopra della testa, cioè veramente molto bello. È uguale, niente da dire. Qua ovviamente capelli lunghi come se non ci fossero un domani, ma qui il niente.
ha pur in mano, mi si spura in mano con queste mani proprio che la sorreggono. Qui un'altra cosa carina, chissà se la vedete perché mi sembra di no, ci sono le rughe della fronte, molto carine. Per il resto è molto easy, cioè ha il suo classico, la sua classica giacca nera, niente di che. Qui sotto si intravedono le chiavi di Hogwarts, qua sotto chissà se lo vedete, ma a parte questo, vabbè, niente di speciale. Però ripeto, Mrs. Poore molto carina, un personaggio che mi piace tantissimo e che quindi valeva anche la pena avere. Una fall convention decisamente molto azzeccata a mio parere. Per il resto, ragazzi, direi che possiamo fermarci. Cioè, ci sarebbe quello di Malefica, ma vi ho già fatto un video, quindi tanto vale. Khaleesi è risalita sul tavolo. E tanto vale rifarvelo, cioè, l'avete già visto. Io, come al solito, vabbè, vi mando un bacione. Fatemi sapere quale Funko Pop vi è piaciuto di più. Quale magari avete già acquistato su Populcia e come è andato l'ordine da Populcia. Visto l'ultimo video, dicevo che ho postato, tantissimi su Instagram avete chiesto dei consigli e se avete dei dubbi comunque scrivetemi sempre sotto, se non vi rispondo subito vi rispondo appena posso, rispondo sempre a tutti, anche perché mi scrivete in quattro gatti. No vabbè, qui su YouTube qua in quattro gatti mi scrivete, su Instagram fortunatamente un po' di più, ma a me poi tra l'altro piace aiutare le persone, quindi se avete dei dubbi qualsiasi cosa scrivetemi. E nada, allora vi ricordo Pop in a Box, codice sconto che vi rilascio qui l'ennesima volta solo sul primo ordine, e buttateci un occhio, veramente troverete un sacco di sconti, di offerte e di fall convention piuttosto che esclusive e quant'altro, ne vale veramente la pena. Io niente, vi mando un bacione, mettete un like se vi è piaciuto il video e condividetevelo. Io vi mando l'ennesimo bacione e nel prossimo video molto probabilmente vi parlerò di Rego. Perché? Vi parlerò di Lego. Non mi va neanche più di tagliarle queste parti qua. Guardate ragazzi, non me ne frega neanche più niente. Guardate tutti i miei errori, che tanto sono una persona umana come tutti, più o meno. E quindi vi parlerò di Lego, perché ha un sacco di Lego da montare, un sacco di cose che voglio farvi vedere, ed è un sacco veramente che non faccio video Lego sul canale. Comunque so che a tanti piacciono, quindi farò così, mi impegnerò e il prossimo video magari Lego. Magari scegliete qui sotto che tipo di Lego volete vedere, se un Lego Creator piuttosto che un Harry Potter o quant'altro. E niente, vi saluto, ciao!